Tua zia è una gran donna, te l'ho detto, e non ammette sotterfugi. Gli ha scritto convocandolo qui per discutere la questione. Piuttosto che tornare nelle sue grinfie. Dubiti della zia Betsy? E ha chiesto il mio consiglio, sai? Su, torniamocene a casa. Vedi, quando il vento è leggero e il cielo è così bello, pieno di nuvole, mi pare di volare insieme ai miei aquiloni, sempre più in alto, sempre più in alto. Il primo dovere è verso di voi, ammesso che vogliate vivere. Ci consigliate di lasciare i nostri morti ai lupi e ai coyoti? Questa gente qui morirà presto. Se volete, voi due potete venire con me. Forse per il canyon ce la facciamo. Ma non è tabù per i bianchi. Perciò dico forse. Potremmo farcela, voi, io e il ragazzo. I pazzi finiscono sempre per suicidarsi. Scaveranno quelle fosse. La prima pattuglia di Apaches che passa le vedrà e capirà che ci sono dei sopravvissuti. E il forte degli Apaches è seguire le tracce. Non vivranno a lungo. Esaminiamo ora i capi d'accusa. Margot dice di non averlo fatto entrare. Allora vediamo. Suan deve aver aperto in qualche modo. Se tu dicessi alla polizia di aver lasciato la chiave qua fuori, Suan avrebbe potuto usarla per entrare. Come sapeva che c'era? Gliel'avevi detto tu? Ma se non lo vedevo da 20 anni? Tony, Sua è morto. Dobbiamo approfittarne. Puoi dire quello che vuoi, non ti smentirà. Puoi dire che vi siete incontrati e avete architettato tutta la faccenda insieme. Insinueresti che ho fatto venire io Sua per ricattare Margot? No, per ucciderla. È la prima volta che lei viene in Francia? La seconda. Ecco, siamo nella stanza di mio figlio maggiore. Spero che le piaccia. Lovely, carina. Ah, ma questa è la nostra inglesina. E questa è mia moglie. How do you do? How do you do? Dovrà uniformarsi agli orari del convitto. Seconda colazione 12:30, pranzo 19:30. Glielo spiegherei tu, ho l'impressione che... Mio figlio Gerardo Mason. How do you do? Hello. Ragazzo d'oro! Ah, aiutala a sistemarsi, io vado in ufficio. È la prima volta in vita mia che ho visto un uomo sparare alle spalle di un altro. E sono stato zitto. Quelli non hanno più nessun ritegno. Prima Wilkinson fa venire dal Texas il cugino per aiutarlo. Poi compare questo Matlock che ha sempre la pistola in mano. E i piccoli proprietari sono obbligati a vendere. Altrimenti subiscono razzia, incendi e violenze. Come posso trattare affari con uno che fa ammazzare la gente così? Ciao. Sei tornata presto. Tom, John vuole sposarmi. Ah, sì? C'è da ridere. Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. Tu come ti senti? Molto benevolente. Finora i tuoi cicci svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro. Scusami, Ellen. Questa volta ci sei cascata. Fino a qui. C'è da ridere, però. Beh... mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo. Tu resteresti a Londra con John e... Perché dovrei stare qui? Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe. Ecco un uomo che sa prendere due piccioni con una fava. Abbiamo qualcosa in comune noi due. Siamo stati imbrogliati. Io non capisco di che parliate. Lo so io però. Lo sceriffo sarà l'uomo più sbalordito della terra. Se mi portate dentro. Sicché io saprei chi uccise i vostri parenti, eh? Così mi hanno detto. È per questo che non mi avete ucciso laggiù nel bar. Sarei pronto a fare un patto con voi. Dite, avanti. Voi levatemi queste e io le metto ai polsi di chi cercate. Sono un uomo di parola quando voglio esserlo.
Non infatuatevi tanto di quella stella. Non c'è che una legge qua in giro. Tutto ciò che prendi è cosa tua, non ci sono altre leggi. Avete mai calcolato l'influenza dei disturbi mentali per la vostra compagnia di assicurazioni? No, non c'è nelle nostre tabelle. Sapete niente della paranoia? È una forma di allucinazione, no? Mania di persecuzione. Comincia con una incapacità a resistere agli sforzi. Una persona normale che soffre una disgrazia se ne sbarazza prima o poi. Ma se quella persona è uno psicopatico, comincia a immaginare tante cose. Può anche cominciare a credere che si complotti contro di lui. Allora diventa pericoloso. Quest'807 è la cosa più importante che abbiamo e voglio che tu faccia un bell'ordine. A me piace l'803. L'803? Ma tu non lo venderei, quello è un volgarissimo sacco. È deciso, tu ed io stasera ceniamo insieme. Sempre. Guarda, eccolo, questo è il nostro 807, non c'è niente che li stia a confronto nel tipo da 10,95. Non è male, si può avere in esclusiva? Beh, prendi il lapis, scrivi qualche cifra grossa e vedremo. Signorina, per favore, voglio che la signora Grigg possa ordinare con calma. Allora mi porti a cena, vero? Ah, certo, io te ci porterei, c'è solo che ti dico cosa faccio. Telefono subito e vado a disdire l'altro appuntamento.